primo oggetto è la cravatta, il secondo è l'agenda, il terzo oggetto è lo smartphone, il terzo oggetto bis è il proiettore Super 8. Sono Marco, direttore d'albergo. Cravatta è un segno di distinzione importante. L'abito non fa il monaco. Il mio professore mi diceva: Marco, sì, è vero, ricordo una vocione incredibile, però in questa società di oggi, se il monaco non avesse l'abito, saresti in grado di riconoscerlo? Beh, allora questo mi faceva pensare effettivamente che aveva una grande ragione, anche se dobbiamo sdoganare un po' questa figura, diciamo, del direttore arcaico. Il grooming ora più che altro è nel politeness, nell'eleganza, nell'educazione. Perché l'agenda? Perché l'agenda cartacea? Secondo me lascia anche un pochino di spazio e fantasia per come uno vuole ricordarsi quel determinato, diciamo, appuntamento o momento. Questo può essere un oggetto diabolico, ma è anche un oggetto importantissimo. Tutte le operazioni che vengano in back office o in front office ti vengano comunicate al momento. E dato che comunque time is money, cioè il tempo è denaro, questo sicuramente riduce molto i tempi di reazione. Il nostro lavoro è fondamentale, avere un proiettore Super 8 anni 70. No, non è vero, ma è vero sì che dobbiamo avere passione, dobbiamo spaziare. Aiuta ad avere fantasia, ti aiuta ad avere idee, inventiva. Le esperienze all'estero ti formano in maniera incredibile, ti danno modi gestionali diversi, ti danno prospettive diverse. Basti pensare che ogni volta che uno va a lavorare in una struttura alberghiera all'estero, prima cosa che gli fanno fare è orientering, si chiama, cioè l'orientamento della persona all'interno della struttura e all'interno delle varie, diciamo, professioni che girano intorno a questa struttura, per dare comunque un'infarinatura e una prospettiva, una visione completamente diversa. L'umiltà è una delle caratteristiche, dei pregi indispensabili. Io conservo per esempio sempre la mia cocotte, una delle prime diciamo pentoline che lavavo tutti i giorni mentre lavoravo come lavapiatti in un ristorante, che ancora ogni tanto vedo e dico: beh, io vengo da quella cocotte, non vengo da fortune milionarie. Dobbiamo sorridere, dobbiamo vivere, ridere, parlare un po' di tutto, non del mero e proprio lavoro e basta. Il sorriso nei collaboratori è la cosa più importante, e con esso i collaboratori, che ritengo l'unica risorsa per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo.